È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. È Natale, Madre Teresa di Calcutta. Usciti dalle stelle è uno dei più famosi canti religiosi del Natale. Fu composto da Sant'Alfonso Maria dei Liguori. È tratto da una poesia che descrive la scena del presepe e colpisce per la povertà e per il candore. Il brano dice che il creatore del mondo intero sceglie di venire sulla terra e nasce in umiltà, avvolto in semplici fasce e deposto in una mangiatoia. L'anima risogna la festa che a Gesù fa il mio paese.
Già suona la zampogna. Ah, che profonda, arcana malinconia, che nostalgia massar della casa lontana, del villaggio natale, rigide sere della pia novena, in cui su ogni piazza, in ogni via, fiammano fuochi gregali e fasci d'avena, mentre la litania il vicinato intuona, raccolta innanzi ad un rustico altarin, e la zampogna suona, tintinna l'arcerin, ed io fanciullo, alla finestra dietro me ne stavo, e schiarendo con un dito timidamente l'appannato vetro, riviravo smarrito in un'ansia segreta. Se in quella notte, piena di mister, la fulgida cometa apparisse da me, e dubitava allora, e ho dubitato sempre, da poi si inaridì l'istinto della fede nel cuore, e raiventato per questo labirinto della vita mortale, e te pure chiamai causa, Gesù, d'una parte del male che si soffre qua giù. Ma santa adesso, appar la tua follia, anche al mio sguardo, o dolce redentore, e torna, io prego, a noi, torna, Messia, a predicar l'amore. Thank you.
solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. Un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia. A coloro auguro un Natale di speranza e di letizia. Ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore sono i piccoli nocciosi che vedono il Natale attraverso le confezioni dei regali. Agli adulti auguro di esaudire tutte le loro aspettative. Per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi, auguro che il Natale porti una famiglia che li adotti per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e disperazione. A tutti voi auguro un Natale con pochi regali, ma con tutti gli ideali realizzati. Buon Natale di Alba Merini. Il canto è stato scritto da Joseph Moore. Il brano ci dice che Gesù è come una grande stella che illumina la notte buia. Egli è venuto in mezzo a noi per regare la pace e l'amore ai nostri cuori. L'autore scrisse queste parole per commemorare la nascita di Gesù, con un canto di pace proprio quando l'Europa era da poco uscita dalle guerre napoleoniche. Dove sia pace sulla terra.
finché la pace sarà una fame insaziata e finché non avremo sradicato dalla nostra civiltà la violenza, il Cristo non sarà nato. Dov'è la pace? Vivante. Oh,
fondo al palo, i vostri doveri nel mezzo e la possibilità di fare un po' di più del vostro dovere in primo piano, ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi e a cercare di guardare dietro volti per vedere il cuore, a capire che probabilmente la sola ragione della vostra esistenza non è ciò che voi avrete dalla vita, ma ciò che darete alla vita, a non lamentarvi per come va l'universo e a cercare intorno a voi un luogo in cui potrete seminare qualche granello di felicità. Siete disposti a fare queste cose, sia pure per un giorno solo? Allora per voi Natale durerà per tutto l'anno. Keeping Christmas di Henry Van Dyke. È la canzone di Natale più famosa e più venduta al mondo. Scritta da Irving Berlin nel 1940 e incisa poi nel 1942. Fu eseguita per la prima volta da Bing Crosby nel dicembre del 1941. Il testo della versione italiana si deve invece a Filippello. La canzone dipinge di bianco l'immaginario natalizio di tutto il mondo, anche di quella parte che la neve la vede raramente, o per nulla. Yeah.
intanto volevo sentire la voce dell'Ottavio qua, perché siamo in chiesa intanto e lui ci ha dato la spinta di poter organizzare questa bellissima serata, quindi attendiamo un suo piccolo intervento. Domenica pomeriggio i bambini del catechismo ci hanno introdotti, come dire, della festa del Natale. Questa sera invece questo coro ci ha fatto rivivere il Natale con la sua dolcezza attraverso i canti, ma anche con la sua serietà attraverso le poesie, perché il Natale insieme è qualcosa di dolce, qualcosa che ci attira, che ci attrae, però è anche qualcosa serio. Qualcosa di serio che deve toccare la nostra vita. Per questo hanno pensato anche di farci rivivere la letteratura del Natale con quello che è il messaggio natalizio. E io li ringrazio perché sono stati veramente bravi. Nato quasi per caso e da quell'invito poi sono venuti qua, hanno fatto la loro scaletta, hanno passato serate intere qua, le domeniche pomeriggio qua, proprio l'hanno fatto con gusto e si vedono i risultati. Questo è il segno che possiamo fare grandi cose se c'è la volontà di farlo. E allora grazie davvero, grazie della vostra presenza, della disponibilità e auguri di buon Natale a tutti.